Bentornati al nostro programma di contenuti. Abbiamo già affrontato argomenti molto impegnativi fino a questo punto e adesso ne affrontiamo uno, se vogliamo, ancora più impegnativo, più challenging, viste anche le recenti cronache di cui siamo a conoscenza. In quale genere di comunicazione viviamo? Questa è la domanda con cui apriamo questo talk, ovviamente tutto al femminile. Volevo mettermi una parrucca, sarebbe venuto anche facile, ma ho preferito di non farlo per rispetto dei miei figli che un giorno potrebbero ricattarmi. Però al di là delle facezie, il tema è molto importante, no? Abbiamo una evidente realtà dove il ruolo della donna, sia a livello di contenuti dei messaggi di comunicazione, che di ruolo che hanno all'interno delle aziende, in tutte le industrie, comprese anche quella della comunicazione, è un ruolo assolutamente ancora penalizzato, che nasconde, anzi che rivela apertamente delle criticità molto importanti. Quindi il tema del gender gap, dell'inclusion, è un tema di grandissima attualità. Appunto le cronache sportive proprio di pochi giorni fa lo testimoniano, è impensabile che nel 2021 si debba cacciare una donna da una manifestazione sportiva di calcio che dovrebbe essere solo al maschile. Chiusa questa breve parentesi, vi introduco gli ospiti, sono ospiti molto importanti perché assumono dei ruoli apicali, come si dice, e non è stato sempre facile. E sono personaggi anche che rappresentano industrie o brand che invece hanno fatto molto per colmare il gender gap. Iniziamo con Luana Rossolini, marketing manager di Dove, collegata da remota. Dove è un brand che 20 anni fa ero a Cannes, me lo ricordo, ad assistere a tutti i leoni vinti con la famosa Dove Evolution, una campagna che è stata uno spartiacque sull'argomento, lo possiamo dire, e che ci racconterà appunto la storia, l'evoluzione di questo approccio. Poi abbiamo Simona Maggini, country manager di WPP Italia. Ragazzi, country manager non è semplice diventarlo, soprattutto di un gruppo, il più grande gruppo di comunicazione in Italia e al mondo. E poi abbiamo, sempre da remoto, Stefania Siani, che ha la duplice veste di direttore creativo esecutivo e CEO di Service Plan, un altro network internazionale molto importante. Benvenute a tutte e tre. Allora, iniziamo subito con Luana Rossolini. Innanzitutto grazie per aver accettato questo invito e il case di Dove secondo me veramente è quanto di meglio potevamo scegliere per introdurre il tema. E soprattutto appunto un tema che riguarda un industry dove lo stereotipo, il modello femminile insomma era bello incentrato su valori che erano più vicini a quelli maschili, alle aspettative degli uomini rispetto a quello che era invece l'autostima, l'identità femminile che ogni donna vuole interpretare. Però non voglio spoilerare la tua presentazione che ho già vista ed è interessantissima, per cui ti lascio la parola e puoi tu chiamare le slide via. Assolutamente via. Sì, grazie a te Salvatore, grazie per aver voluto la partecipazione di Dove come speaker a questa tavola rotonda. A me il compito di portare appunto la testimonianza dell'industria rispetto a un tema, Reshape the Future, in termini di gender gap, che come abbiamo avuto modo di ascoltare prima, si lega strettamente al rapporto tra brand e persone, no? Che è un tema su cui ci stiamo interrogando sempre di più, perché viviamo in un momento in cui overload informativo, crisi economica, trust rispetto alle istituzioni stanno portando i consumatori a cambiare un po' il loro rapporto e le loro aspettative rispetto alle marche. Abbiamo parlato di valore sempre più spesso, non solo in queste tavole rotonde, ma nelle discussioni che facciamo con le agenzie, che facciamo all'interno dei nostri team,
si parla appunto di contenuto valoriale del brand e dell'impegno che il brand e della capacità che il brand ha di mettere in atto azioni per poter avere un impatto positivo rispetto appunto al contesto sociale e culturale in cui viviamo. E attivismo e capacità di fare meglio per le persone e per il pianeta sono proprio i pilastri della strategia, una strategia omnicomprensiva di Unilever nel personal care, che è la Positive Beauty, che abbiamo lanciato nel 2021 e di cui DAV probabilmente e sicuramente il brand, ma questo l'hai raccontato già tu all'inizio, Salvatore, è probabilmente il brand che meglio rappresenta questo impegno, perché la challenge di portare valore l'ha raccontata più di 20 anni, l'ha iniziata più di 20 anni fa e l'ha fatta addirittura diventare la propria missione. Quindi vi do il benvenuto nel mondo di DAV, chiedo alla regia di passare alla prossima chart in cui appunto trovate sintetizzata quella che è la missione del brand. Una missione, un purpose unico, consistente e reale, ci piace definirlo così, perché DAV crede che la bellezza debba essere fonte di sicurezza e non di ansia, facendo sì che soprattutto le nuove generazioni possano crescere con un rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto. E quindi DAV vuole dare un contributo, vuole aiutare queste ragazze, queste donne ad aumentare la propria autostima per far sì che possano realizzare appieno il proprio potenziale. Da sempre abbiamo comunicato l'importanza della bellezza autentica senza mai dare giudizi, e questo è un qualcosa di veramente importante, ma andando sempre a valorizzare quella che è la diversità. Chiedo alla regia di passare alla prossima slide, perché abbiamo sintetizzato, penso che tutti abbiate visto queste campagne, soprattutto Evolution, che è quella in basso a destra che citava appunto Salvatore, ma siamo partiti nel 2004, no? Campagna sulla Real Beauty, la vedete, immagine di donne in biancheria intima, una campagna che ha sgretolato nel 2004 i canoni standard della comunicazione, portando appunto questa visione completamente nuova della bellezza. Una bellezza che sicuramente non era e non doveva essere legata a canoni e stereotipi di bellezza esteriore, ma era la volontà di andare ad esaltare le differenze naturali del corpo femminile, ispirando appunto ciascuna donna ad amarsi per ciò che è. È una campagna che sicuramente nel lontano 2004 ha fatto discutere, che ha fatto la storia, penso che sia uno dei motivi per cui siamo stati invitati a questa tavola rotonda oggi. È una campagna che a distanza di quasi 20 anni tratta un tema che non è attuale, ma è un tema che probabilmente è fortissimo, è molto sentito ed è oggetto di discussione. Oggetto di discussione per quale motivo? Perché, e qua passo un po' al presente, lo troviamo soprattutto molto vivo su una fascia d'età, che è quella degli adolescenti, su la fruizione dei social media, che è un tema molto molto rilevante, molto discusso, molto trattato, sia a livello consumatore, ma non solo, anche dagli addetti ai lavori. Passerei alla chart successiva per riportarvi appunto alcune evidenze lato media, ma non vi sto raccontando nulla di nuovo, penso che ne siate assolutamente a conoscenza. E soprattutto, passando all'altra slide, vorrei sottolineare come questo è un output di una ricerca fatta insieme ad Edelman, che è un nostro partner fondamentale in tutto il lavoro che facciamo sulla parte di brand equity e di costruzione appunto della strategia media sulla parte di purpose. È una ricerca che abbiamo condotto negli ultimi anni, che stiamo aggiornando, su cui stiamo costruendo sempre di più know-how proprio per rispondere a un'esigenza. È evidente che oggi il 50% delle ragazze dichiara di non piacersi, tantissime ragazze passano molto tempo di fronte ai social media e questo sta di fatto avendo un impatto su quello che è la loro percezione con il proprio corpo e con l'immagine di se stessi. Quindi DAV, ce lo siamo detti, da sempre ha voluto ascoltare le donne
e ha voluto dare un contributo concreto, no? Siamo in tempi, ascoltavo prima le riflessioni della tavola rotonda precedente, siamo in tempi in cui la fiducia con il mercato si costruisce e va alimentata con continuità, tempi in cui l'impegno del brand non può essere ad intermittenza, ma deve essere, come dicevamo prima, attivo, visibile e concreto. E questo è quello che storicamente, da un punto di vista di comunicazione, abbiamo fatto, ma è qualcosa che stiamo facendo associando alla comunicazione azioni concrete. Nella slide che spero ora la regia proietterà, potete vedere appunto quella che è la sintesi di quella che è l'essenza, diciamo così, dell'impegno di DAV, dove da un lato sicuramente facciamo una comunicazione autentica, inclusiva, campagna Shoaz, collaborazione con Getty Images, comunicazione di prodotto fatta solo attraverso donne vere e attraverso la loro immagine non distorta, ma dall'altro lato è un brand molto forte, che è qualcosa che per noi è fondamentale e che sta facendo sì che nel tempo stiamo atterrando appunto con il progetto DAV Autostima un aiuto concreto alle nuove generazioni. Nel 2019 siamo arrivati nelle scuole, potete vedere nella slide successiva che chiedo alla regia di mandare, quello che è una sintesi. Scusami Salvatore. No, era una, la regia mi ha anticipato la mia richiesta. Ti ha anticipato, ottimo. Quello che dicevo, una sintesi delle azioni concrete che stiamo facendo nelle scuole, quindi il progetto Autostima attraverso workshop materiali insieme agli educatori, a luminari nel campo della psicologia. Stiamo andando nelle scuole ed educando i ragazzi alla consapevolezza di sé, quindi questo è qualcosa che è molto importante perché DAV nel mondo ha raggiunto più di 69 milioni di giovani ragazzi. In Italia siamo partiti 2 anni fa e abbiamo un piano molto ambizioso perché crediamo fermamente nel ruolo che il brand debba avere rispetto a un impegno concreto e sociale, come vi dicevo prima. Ma dall'altro lato, per tornare a un focus un po' più spinto sulla parte di comunicazione, sicuramente crediamo che la forza e la credibilità di un brand passi anche dalla capacità di parlare tanti linguaggi e di avere tante voci, no? E questo è di nuovo un impegno che DAV nel corso degli anni ha sempre preso, quindi questa capacità di portare avanti i propri messaggi attraverso delle persone che si riconoscono nei valori, e sempre nella slide successiva potete vedere quella che è la nostra community di influencer e la nostra ambassador scientifica, che appunto hanno la capacità di raccontare i valori della nostra marca nei canali più coerenti rispetto al possiamo target. Passare alla slide successiva per favore, regia. Ecco, era questa. Perfetto. Sì, era questa. Quindi parlando di linguaggio e quindi parlando appunto di forza e credibilità di un brand e di messaggi che vengono atterrati sicuramente attraverso in primis un impegno reale e concreto, vorrei farvi vedere quella che è l'ultima campagna, che parte proprio da Evolution, che è una campagna, è stata una pietra miliare appunto, come ci dicevamo prima, e che abbiamo voluto riprendere, aggiornare rispetto a tematiche rilevanti oggi, l'abbiamo detto prima, social media, nuove generazioni, e che abbiamo avuto la forza, mi permetto di dirlo, di mettere in TV in Italia. Quindi vi lascio ora un film che si intitola Il volto nascosto dei filtri, non ve lo racconto, ve lo lascio godere. Appunto, come vi dicevo, torniamo su un tema caro a DAV, quello della distorsione digitale, con una comunicazione forte e soprattutto con una presa di posizione, l'attivismo di cui vi parlavo prima, rispetto ai danni che le applicazioni di fotoritocco possono generare nell'autostima delle giovanissime, quindi con una call to action molto chiara rispetto a un topic rilevante per le ragazze ma anche per le loro. Grazie, vediamo la campagna.
Per aver condiviso questa presentazione molto bella. Ti voglio fare una domanda velocissima, ma vai, mi devi dare anche una risposta altrettanto veloce perché il tempo è pochissimo. Sì. Risultati di tutto questo sforzo, cioè avete monitorato come è cambiato l'atteggiamento, le abitudini, i comportamenti dei target ai quali vi siete rivolti? Allora, Salvatore, considera che lavoriamo a livello globale, insieme ad Edelman monitoriamo costantemente quello che è il nostro brain power, che sicuramente passa sia dalla nostra superior care, ma passa soprattutto dal contenuto valoriale che stiamo atterrando attraverso appunto queste campagne e tutto il piano di engagement che facciamo sul consumatore, oltre che sull'attività nelle scuole. C'è tanto da fare, è un percorso che abbiamo intrapreso in Italia pochi anni fa, c'è un awareness spontanea rispetto a quello che stiamo atterrando, perché spesso e volentieri spontaneamente i nostri consumatori ci raccontano di vivere, di creare questa connessione emotiva con il brand, che è un qualcosa che ci fa veramente molto piacere perché è l'evidente segnale. La domanda era: l'autostima delle vostre consumatrici è aumentata, è migliorata o no? Difficile. Ma l'autostima delle nostre consumatrici, diciamo che vedendo banalmente, se andiamo a prendere quello che abbiamo fatto nelle scuole, i feedback che stiamo ricevendo sono assolutamente positivi, perché questi ragazzi stanno facendo un percorso con loro stessi e avere un riscontro dai ragazzi, dagli insegnanti e dai genitori è sicuramente la conferma che siamo nella direzione giusta. Grazie Luana, torneremo di nuovo con te. Allora, Simona, che dire, cioè... Grazie per avermi messo dopo questa cosa, vi ringrazio molto. Tu saprai rispondere a ma tono perfettamente, con due... anche comodissima su sto sgabello tipo Belen. Sto sgabello è veramente terrificante. Comunque, allora... Country manager di WPP, molto impegnata su questo fronte, proprio la tua missione, se vogliamo, sì, una delle tue missioni, perché è anche un'agenzia da portare avanti oltre a tutto. Hai dedicato molta attenzione, e il gruppo dedica molta attenzione al tema della diversity inclusion, avete addirittura lanciato un board dedicato, quindi un doppio impegno da interno come struttura, ma anche esterno come comunicazione. No? Abbiamo visto la responsabilità che ha la comunicazione nel comunicare i giusti valori e cercare di far cambiare l'atteggiamento delle persone. Raccontaci di questa duplice sfida, sì, che stai affrontando. Ma allora, prima di tutto, visto che abbiamo parlato di un grande brand dell'activism, dei brand, anche WPP è un brand, anche tutti, come dire, certo, Service Plan è un brand, per cui purtroppo a volte le agenzie sono molto brave a fare i consulenti per i brand clienti, ma non lo fanno su se stesse. Invece, fortunatamente, il gruppo ha deciso di fare anche su se stesso come brand delle iniziative che portassero certi tipi di messaggi. In Italia abbiamo lanciato questo board, che però, ci tengo a dire, ha un obiettivo estremamente pragmatico e di cultura interna, per cui non lo facciamo né per visibilità né per soul washing o per farci dire che siamo bravi, ma lo facciamo perché ci crediamo e perché vogliamo che sia un volano per le persone che lavorano in WPP e per tutti i collaboratori, anche esterni, clienti, eccetera. Per cui quello è il primario obiettivo, tanto è vero che le sedute sono private, non c'è nessun tipo di pubblicità, neanche i membri del board sono pubblici per voluta, come dire, decisione di riservatezza.
In questo board però ovviamente sono presenti diverse personalità anche da un punto di vista del profilo professionale che vengono da diversi mondi e si è data come obiettivo in questi quattro incontri che stiamo gestendo di lavorare sul linguaggio, visto che comunque WPP si occupa di comunicazione. Lo abbiamo appena visto quanto il linguaggio sia della comunicazione ma anche il linguaggio che le persone usano, adesso a parte l'orrido esempio della donna allontanata, però io credo che non ci si renda conto di quanto si usino parole sbagliate e che generano degli stereotipi errati nei comportamenti delle persone. Per cui abbiamo questo preciso obiettivo, tanto è vero che ci siamo dotati della collaborazione di una writer esterna che redigerà un paper, un white paper, che verso la fine del run, nell'anno, così, sarà una sorta di manifesto di intenzione a cui seguiranno delle attività molto, molto concrete all'interno di WPP, ovviamente, sul tema diversity and inclusion, non solo nell'aspetto femminile, ma in maniera un po' più allargata, ovviamente. Senti, una domanda semplice, tema delle quote rosa, cioè per affrontare in maniera efficace questo tema, secondo te è necessario imporre che appunto un certo numero di donne sia presente ai vertici delle agenzie, nei board, eccetera, oppure possono esserci delle soluzioni diverse? Come... Allora, tu sai come la penso, quindi mi fai questa domanda perché lo sai. Esatto. Ma allora, non trovo mai che le forzature siano una soluzione, diciamola così. Purtroppo però mi rendo conto che per sovvertire un comportamento, un atteggiamento purtroppo radicato in centinaia di anni, direi, un qualche tipo di forzatura è stato necessario, altrimenti forse non sarebbe mai avvenuto. Quello a cui dobbiamo stare attenti è non approfittare o esagerare di questa forzatura e quindi, continuare ad affrontare la questione della presenza femminile in certi ruoli o in certi board solo per una questione numerica. Cioè bisogna a un certo punto superare questo meccanismo e non è solo un tema di contare i numeri, è un tema di contare come presenza, e sicuramente l'unica cosa che possiamo fare è non stare zitti, che purtroppo è quello che è accaduto nell'episodio appunto della donna allontanata, in cui nessuno ha pensato di prendere una posizione. Ecco, questo, certo, prendere una posizione è un po' il mio per pallino. Non citare la von der Leyen nella famosa gaffe, insomma. Sì, della sedia mancata e varie altre purtroppo. A tutti i livelli. Senti, dalla struttura invece alla comunicazione, tu hai due case da farci vedere, sì, alle quali sei particolarmente affezionata. Sì. Raccontaci queste due campagne, sì, che possono aiutarci a capire meglio. Ma, ovviamente, fuori da ogni tipo di competizione con la case DAV, che è inarrivabile, e parliamo comunque di un brand che però ha fatto una scelta, appunto, ha una sorta di vocazione da anni. Quello che io ritengo si debba e si possa fare è anche qualcosa di più disimpegnato, nel senso che non tutti i brand possono permettersi di, per anni, per vari motivi, dedicarsi a quell'argomento, ma lo si può fare anche con dei toni ironici, umoristici. Io, insomma, credo di essere nota per essere una persona che cerca di prendere le cose con una certa leggerezza, anche sto ruolo del country manager, vabbè, meno impegnativo di quello che si pensi, insomma, sembra tutto molto più difficile da fuori, è tutto ha un senso più interessante se viene colto con leggerezza, per cui anche questi temi che sono importantissimi e serissimi, per fare in modo che permeino la realtà in, certo, cui viviamo, non possiamo tutte le volte caricarci appunto di questo peso, e quindi queste due campagne, una che è stata fatta da un'agenzia del gruppo e una no, sono un modo, diciamo così, ironico e ingaggiante di parlare di temi femminili. Prima, che è Rocky Mamas. Rocky Mamas. What makes a rock star? What are they made of? One that keeps the band together, keeps the fire going. Solo, like the guitar, day after day. The world is now closed, but they are still in session. Working hard on a hard day's night, with fire in their gut and a beat in their chest. Zoom calls, broom falls, footballs and shh. I'm on a call, Paul. A talent, an idol, an icon, or just a girl who works a lot damn harder than the rest. They rock, they roll,
they get back up on stage and make the damn lunches. Emails, they've got bunches. Epidemic, pandemic, they'd be online teaching academic. We put them on pedestals, on the cover of our magazines, hold them up high as if to say, what is a rock star? The answer, my friend, is out there blowing wind. A cheerleader, ringleader, unpaid fucking third grade teacher. From dusk till dawn, we hear them roar. The show may be over, but the mom must go on. Here's to the one true rock star of the year, your mama. Bellissima, complimenti, una campagna bellissima. Complimenti a chi l'ha fatta. Esatto, lo script è pazzesco, veramente bello. Sì. Beh, è molto chiaro il posizionamento. Beh, sì. Così. No, questa era una celebrazione per le mamme, diciamo. Però, insomma, in un anno, quello della pandemia, in cui il 98% dei posti di lavoro in Italia sono stati persi da donne, io trovo questo dato terrificante. Sì, infatti. Cioè, fa proprio paura. Almeno diciamo che queste donne, donne, uomini, hanno fatto qualcosina. Personaggio dell'anno. Invece il secondo case e poi... Seconda campagna che non so neanche chi l'ha fatta, una campagna vecchissima che in Italia non si è neanche vista, ma che io trovo insightful, come si dice in gergo, e che ha una chiusa che poi riprenderemo e che vedrete dice esattamente quello che secondo me va un po' fatto. E perché vuoi farci vedere questa campagna? Perché è un modo di parlare di donne... con un po' di leggerezza, con un po' di verità, senza per forza appunto finire nella pesantezza, ma incitando a prendere una posizione. Vediamola. They told you could be anything. A beautiful astronaut, a soccer playing ballerina, a superstar. Then said, here's what you really are, with a label to size you up and box you in if you let it. Don't step outside that box and forget it. When someone labels you this or that, use your and to take a stand with your legs and your voice and your head and your heart. If someone says you're smart, say yes and. If someone says you're pretty, say yes and. Help them understand. You are polished nails and a polished mind, raw and refined, shy and bold, not just what you're told. You are warmth and wisdom and grace and guts. No ifs or buts, just ands. Beh, bellissima, grazie Simona per averci portato questi due esempi veramente molto molto belli e impattanti. Allora, Simona ha appena dato un dato terribile, appunto il 98% delle persone, dei posti di lavoro persi sono di donne. Stefania Siani, non perché tu abbia perso il lavoro, anzi hai guadagnato. Appena da pochi mesi sei arrivata al vertice di un'importantissima agenzia internazionale, di un network, dove hai appunto questa duplice veste, no? Di essere direttore creativo esecutivo, ma anche amministratore, CEO per dire. Tu hai anche... Prima ci volevano due uomini, Salvatore, Esatto, le donne riescono, qui siamo agli NC Awards, nella comunicazione olistica, le donne dalle rinomate capacità multitasking riescono a interpretare più ruoli in una figura sola. Tu sei anche fondatrice del premio Equal, no? Il premio delle prime volte delle donne, un'iniziativa nuova, a qualche, non so se 2 o 3 anni, mi posso sbagliare? Quattro, scusate. Che si inserisce in uno scenario, appunto, dicevamo, terribile, no? Parlando con te prima di questo incontro, tu mi dicevi dei numeri incredibili, no? Per quanto riguarda la sanità, non so, li sto spoilerando. Io non sono molto data driven, Salvatore, però appunto i numeri poi ci orientano nel capire quello allora, che dobbiamo tu, andare dacceli a fare. Tu.
Dacci tu, per quanto riguarda la sanità, la cultura, ma i media stessi. Prego. Allora, per quanto riguarda i media, partiamo un po' dal nostro di settore. Allora, Salvatore, il nostro settore è veramente tanto tanto popolato da donne. Cioè, considera che il 65% della forza lavoro nel settore della comunicazione è donna, e questa è una media molto più alta, perché nel settore in generale il totale delle donne occupate è il 42%, quindi siamo sovrarappresentate in qualità di persone che lavorano in questo mondo. Ma... e invece però quando si va verso le posizioni apicali scendiamo di 30 punti percentuali, perché soltanto il 36% delle donne riescono a raggiungere il ruolo di quadro o addirittura di dirigente o addirittura i famosi C-level. Devo dirti che questa percentuale è un pochino più bassa della media di settore, cioè ci sono dei settori in cui i ruoli apicali sono rivestiti in misura maggiore dalle donne, e quindi diciamo che il punto che volevo sottolineare è proprio l'importanza di lavorare su avere pari opportunità all'accesso a questo tipo di posizioni apicali, che ovviamente, come spiegava prima benissimo la Simona, devono essere certamente fondate sul merito. Infatti io quella che propongo, ne parlavamo anche l'altra volta insieme quando ci siamo confrontati, è proprio una narrazione diversa su due diversi stakeholder. Da una parte bisogna assolutamente presidiare questo tema delle quote rosa, che ci costringe ad andare a mappare, ad andare a far emergere dei talenti che oggi sono sottorappresentati in certe categorie, e dall'altra parte invece ci deve essere una narrazione, quella verso il pubblico, che non le connota più come donne che hanno raggiunto un risultato. Cioè io mi vedo un futuro in cui la chef donna, la CEO donna, eccetera, proprio la parola donna viene cancellata e vengono invece riportate anche sui media, nei modi in cui vengono rappresentate queste donne, che diventano anche role model per le nuove generazioni, diciamo senza più il titolo di donna, ma con i titoli quelli diciamo così, non da oggetto dello sguardo, ma da soggetto proprio di azione, di merito. E così, questa è la mia proposta, Salvatore. Certo, tu mi dici anche, per esempio, i media sono un territorio importante, no? Il 20% delle redazioni è costituita da donne. Cioè, questo è un dato molto grave, perché vuol dire che l'80% poi determina il contenuto, il tono e il modo di trasmettere anche dei messaggi. Quindi, ancora una volta, i media hanno una responsabilità enorme, no? Nel veicolare i valori e nel ridurre il gender gap. Tu avevi anche un video da farci vedere, no? Sì, questo video che vi avevo inviato riguarda questo lavoro che stiamo facendo insieme a Valore Donna, perché stanno emergendo delle cose piuttosto importanti, che io trovo bellissime, di presa di consapevolezza dell'importanza della diversity nei panel. E questo sì, non perché semplicemente bisogna accertarsi che si siano rispettate le quote, ma perché effettivamente, se poi anche banalmente quando organizziamo una cena, no? Cioè avere la diversity intorno al tavolo, che vuol dire poi diversità anche di punti di vista, delle volte anche attriti, in maniere completamente anche divergenti di vedere le cose, crea una ricchezza incredibile. E invece, purtroppo, diciamo così, nel ruolo di esperti, quindi anche nelle narrazioni di approfondimento, soltanto il 15%, questa è la statistica dei panel che si sono tenuti nel corso degli ultimi mesi, sono donne. E quindi abbiamo provato a fare semplicemente un ragionamento, lo vediamo nel video, che mira proprio a raccontare il valore della diversità per chi partecipa, per chi organizza i panel, per far emergere questa consapevolezza. Vediamolo. Oggi nei convegni c'è un vuoto. Quello che manca è la diversità. Se i panel nascono per informare in modo completo, perché danno una rappresentazione incompleta? E se tu partecipi per conoscere, perché rinunci alla metà della storia?
La diversità, in tutte le sue forme, è una ricchezza. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo a cambiare il modo in cui lo rappresentiamo. Fill the panel gap. Parteciperesti se pensassi che manca la metà della storia. Bene, grazie, grazie Stefano, questo è molto interessante. Oltre al panel gap, ci sono tantissimi gap che riguardano le donne, non ultimo il payback, no? Cioè la differenza, soprattutto in Italia, questo leggevo le statistiche, la differenza, vero Luana, poi, cioè, facevi segno di assenso o no? Cioè, anche in azienda le donne vengono pagate più o meno rispetto agli uomini? Ma diciamo che io sono fortunata perché Unilever in Italia è molto avanti nel processo di, diciamo, creazione e di equità, direi, no? E quindi la metà dei nostri manager sono donne, quindi ho la fortuna di vivere una realtà che ad oggi, diciamo, un po' all'avanguardia in questo. Probabilmente un gap a livello, poi cioè, ci sono le altre due relatrici, probabilmente sono più titolate di me a parlare rispetto a questo tema, però penso che un gap soprattutto in Italia oggi esista a livello di mercato. Scopriamolo subito con Simona, ho introdotto questo piccolo argomento così en passant e vediamo come, secondo il titolo del nostro incontro, Reshape the Future, quali sono i prossimi step per ridurre questo gap di genere. Partiamo dai soldi. Allora, sì, c'è un gap, non è così facile tracciarlo. Sicuramente noi tutti siamo in multinazionali, per cui non facciamo testo, perché le multinazionali sono state costrette a fare i passi che hanno fatto, perché questa cosa è importante, tutto molto apprezzabile, ma ricordiamoci sempre che sono arrivati mandati molto chiari, soprattutto per chi è quotato in borsa, che poi dai mandati chiari si sia trasformato l'approccio, sia diventato un vero e proprio belief, ne sono certa. Ovviamente c'è tutto un mondo, soprattutto in Italia, di piccole e medie imprese o di aziende anche grandi, che però non hanno magari questi mandati del board of directors, in cui nessuno sa cosa accade, e sono purtroppo certa che non ci sia assolutamente eguaglianza né di trattamento né tantomeno di compensation. Poi ci sono anche i casi virtuosi, perché altrimenti saremmo a parlare di illegalità più che di gap. Cosa fare? Parlare, fare, prendere posizioni, non avere paura, non sono argomenti facili. Io purtroppo una cosa che un po' ho notato è che a furia di parlarne, secondo me, stiamo tutti diventando un po' conformisti e ci stiamo illudendo che il fatto che comunque se ne parli tanto risolve sia il un problema. Fatto. Certo, esatto. Meglio così che non 20 anni fa o 10 anni fa, però così lo dico un po' a tutte le donne, ma anche agli uomini, non abbiamo paura di dire qual è la realtà dei fatti e non illudiamoci che sia per la questione femminile che per altre questioni, perché purtroppo ce ne sono molte altre, la disabilità, le razze, le religioni, cioè abbiamo un tema di inclusione veramente pesante e che soprattutto nel mondo del lavoro dovrebbe invece appunto privilegiare il merito. Certo. Stefano, invece la tua visione per il futuro, in conclusione, come lo possiamo ridisegnare questo futuro? Allora, per ridisegnare il futuro, Salvatore, nell'esperienza che ho avuto io, che mi piacerebbe riportare, è fondamentale veramente riuscire a fare in modo che la vita familiare e la vita lavorativa siano compatibili e quindi passare da questo concetto della maternità a quello della genitorialità. Per me questo è un tema fondamentale, perché soltanto quando si comprenderà che le famiglie non sono a carico delle donne, perché sai, la maggior parte dei percorsi di carriera si arresta proprio all'arrivo dei figli. Questi sono proprio, diciamo così, delle evidenze che tutti abbiamo sperimentato. E invece, se noi riuscissimo veramente a comprendere che la famiglia è un progetto genitoriale, ecco che improvvisamente gli oneri e gli onori di far convivere queste due dimensioni sarebbero correttamente ridistribuiti tra uomo e donna, e questo aiuterebbe tantissimo le donne del futuro a vivere in maniera più armonica tutte le dimensioni della loro vita. Quindi io mi auguro questo per il futuro.
Ce lo auguriamo tutti noi. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo panel. A spero di poter tornare in futuro a parlare anche di risultati concreti che potremo celebrare. E niente, vi ringrazio di nuovo, a presto, mentre invito i nostri telespettatori ad attendere soltanto 2 minuti il tempo di cambiare i microfoni per accedere al prossimo contenuto, il cui titolo, un'altra domanda, è abbastanza intrigante. One agency fits all, e non vi dico altro. A più tardi.